Veneto dell'artigianato, del commercio, del turismo e del terziario ha risposto in massa alla chiamata delle organizzazioni di categoria Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti per la manifestazione del 18 febbraio in Piazza del Popolo a Roma. Un appuntamento definito storico che ha visto manifestare 60.000 persone per ridare vita alle imprese, perché senza imprese non c'è futuro in Italia. Questo lo slogan della protesta organizzata da Rete Imprese Italia, che per la prima volta è riuscita a far scendere in piazza unite le 5 associazioni di categoria. L'Unione Artigiani Provinciale di Padova, capitaniata dal presidente Roberto Boschetto, è scesa a Roma con 5 pullman, contribuendo a portare dal Veneto oltre 8.000 imprenditori, che hanno raggiunto la capitale con i più svariati mezzi, dal treno all'auto, dagli autobus agli aerei. Noi siamo scesi per un motivo essenziale, che è quello di poter sopravvivere, di poter portare avanti le nostre aziende, le nostre famiglie e i nostri collaboratori, perché nel caso nostro, nelle nostre aziende piccole, i collaboratori sono una risorsa importante e quindi come tale ci teniamo che questa continui il percorso aziendale con noi. Solo in Veneto, artigianato, commercio e turismo rappresentano 279.000 imprese, pari al 54,7% del totale, e offrono lavoro a 800.000 persone, la metà delle quali lavoratori dipendenti, producendo 30 miliardi di reddito all'anno. Numeri che collocano la nostra regione al secondo posto in Italia per importanza di artigianato e commercio. Ma nel solo 2013 le imprese che hanno dovuto chiudere sono state quasi 22.000, ovvero 60 al giorno. 372.000 imprese in meno, il dato nazionale. Gli artigiani, i piccoli imprenditori di Padova e l'intera piazza ha gridato la propria rabbia contro l'incapacità della politica di affrontare temi come la pressione fiscale, il costo del lavoro, il credito, che lasciano morire aziende, i loro titolari, portando alla disperazione intere famiglie. Siamo stanchi, vogliamo lo sciopero fiscale, vogliamo lavorare, lasciateci lavorare, non rompeteci con... Ne abbiamo piene le scatole, sciopero fiscale, autonomia, se no ce ne andiamo, se no chiudiamo e non ci suicidiamo più nessuno. Noi abbiamo fatto l'Italia, non ci fate morire, non ci fate morire, vi prego. Vergognosi, sono tutti vergognosi, gli azzaroni, e noi lavoriamo per mantenere una classe politica che fa paura. Basta! Abbiamo la nostra sede in Italia, qualcuno si comporti in un modo diverso, magari anche un po' con la R Moscia. Noi non abbiamo sedi in Olanda per fare una cosa, in Gran Bretagna per fare un'altra, e altri porti di andare solo dopo il Dio sa. Non è così, non è così, devono capirli. Che si crea sviluppo, quindi le cose piaccia o non piaccia a loro signori, ma deve cambiare. Il presidente dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova, Boschetto, nel giorno in cui è stato affidato a Matteo Renzi l'incarico di formare il nuovo governo, ha fatto pervenire una lettera con 7 proposte per uscire dalla palude in cui la politica ha trascinato l'intero paese. Noi abbiamo proposto ormai al nuovo governo, al governo di Renzi, 7 punti importanti. Punto numero 1, semplificazioni, basta carte, basta burocrazia, credito per le imprese per poter vivere, perché nessuno più ci paga. Abbiamo bisogno che le scuole funzionino per i nostri figli e affinché ci siano degli artigiani preparati per il futuro. Dobbiamo pensare ai giovani, dobbiamo pensare a un piano industriale che rilanci l'economia interna. Gli artigiani, i commercianti non vivono solamente dell'estero, ma abbiamo bisogno di economia interna, di economia locale. I nostri bilanci non saranno al massimo, ma porta di quella vacca il bilancio dei Monti dei Paschi di Siena, cos'è? E le tasse che ricadono sulle banche, mi provate a spiegare poi chi li paga? Sempre noi! Banche tornino a fare le banche! Concetti e ribaditi dal palco un po' da tutti i rappresentanti di Rete Imprese Italia, con un unico monito al premier incaricato Renzi: Matteo, stai preoccupato. Se non abbasserai le tasse alle piccole imprese, ti faremo nero. Noi siamo qui e restiamo qui con orgoglio, perché qui ci teniamo strette le nostre imprese che sono la nostra vita. Il governo, o meglio la politica, deve fare i conti con noi. Noi abbiamo
di essere la spina dorsale del paese. Una cosa non ci hanno rubato: i valori morali, la serietà e la responsabilità. Questi non ce li fregheranno mai, perché ce li abbiamo nel DNA. Non accetteremo più di lasciarci rubare il nostro futuro. Viva tutti voi, viva l'impresa, viva l'Italia, perché l'Italia